riferirmi, perché Formigli è un garantista, fa una trasmissione che si chiama Piazza Pulita. Sì, si chiama Piazza Pulita perché ci sono piazze pulite, no, non ghigliottine, Ferrara. Sì, l'hai già detta questa, l'hai detta già due volte, basta. Piazza Pulita. Sì, Piazza Pulita, sì, esatto. Va bene. Corrado, con te c'ho lo stesso problema che c'ho con Travaglio, vi vedo mosci stasera, perché Travaglio che ha fatto? Il solito schemino, e vabbè, d'accordo, è comprensibile, c'è il PD e Forza Italia sono la stessa cosa. Si sono fatti la legge Severino per proteggere Penati e Berlusconi. Naturalmente hanno votato la stessa legge. La Severino è la stessa. È un dato di cronaca. Sta zitto. La Severino è stata su quel giornalaccio, su quel mattinale che si chiama Il Fatto Quotidiano, per alcune settimane, perché la legge Severino ha consentito di buttare fuori Berlusconi dal Senato. Allora, questo ridicolo mosciume. Ma se se l'è votata Berlusconi. Per dire, ma no, legge, ma io il caso Rubi. Ma io il caso Rubi. Dai, buono, se no ti spazzolo lo sgabello. Dove hai messo il tuo culetto nella trasmissione nulla. Con Berlusconi? Sei l'uomo più sputtanato dopo Berlusconi in Italia. Quindi è chiaro. Allora, fammi finire. Mentana, adesso mi fai finire. Sei un somaro. Che non posso sopportare quello lì con quei capelli Giuliano, sul collo come li porta. Diceva Giuliano, vi prego. No, io non voglio sapere con chi scopa Travaglio. E non voglio che lui si occupi di chi scopava con Berlusconi. Non va bene? Capisci nulla. E poi un'altra cosa più importante. Mettiti il rossetto. Scusa, Giuliano, puoi parlare della questione? No, ragazzi, vi prego, tutte e due, vi prego. Scusate, stiamo parlando adesso onestamente. La mia scommessa era riuscire a far parlare. Scusa, Giuliano, mi permetti, non ti sento. Ascolta un attimo quello che ti dico. Non ti permetto. Ma come non ti permetti? Non lo permetto, ma sono il padrone di casa, ti prego. Allora, quello che ti voglio dire è che tu lo ascolti o no, è che sto perdendo la scommessa di farvi parlare civilmente di un argomento che è superiore a voi e che riguarda invece i telespettatori e questo paese, cioè Berlusconi, la giustizia, qual è la questione della procura di Milano, quali sono i problemi per Brutti Liberati e la Boccassini, cosa succede con Berlusconi adesso in politica. Invece di parlare di chi ce l'ha più lungo tra te e Travaglio, non me ne importa nulla. Metti a tacere Travaglio nulla. Mentre parlo io, punto. Ma sei oltretutto hai il ritardo che sei a casa. Hai capito? Va bene. Mettilo allora facciamo una bella cosa di igiene. Abbassiamo l'audio di Ferrara un attimo. Abbassiamo l'audio di Ferrara, grazie, molto gentile. Così lo vediamo che dice, almeno le parolacce non le sentiamo. Ti vedo, ecco. Oh, bravo. Oh. Chiama l'ambulanza. Allora, ecco. Degno finale, così. Il popolo del Vaffa, come vedete, si è trasferito. Allora,